Marco, sono Lorenzo. Su YouTube ancora il video non è partito, c'è un'immagine ferma. È perché c'è un ritardo di 15 secondi, Lorenzo. Adesso lo vedo regolarmente. Bene. Scusate, non ci deve essere il simbolo di registra, non è attivo. Io se non sbaglio, ci deve essere il simbolo quello rosso con REC, no? Vai tranquillo, sei in diretta, non fare troppi commenti. Allora, chiedo conferma. Jacopo? Sì. Andrea? Andrea Santurli, scusi. Sì, Federico? sì. Andrea Lo Santo mi ha detto sì. Edward? Sì. Andrea Orlandi? Sì. Matteo? Sì. Benissimo. Allora partiamo ascoltando il saluto del magnifico rettore. Carissime laureande, carissimi laureandi, gentili familiari amici, carissime colleghe, carissimi colleghi della Commissione, carissimo Presidente della Commissione di laurea, è un momento davvero particolare, quello che ci accingiamo a vivere, mai accaduto nella storia dell'Università. La celebrazione dell'atto conclusivo degli studi universitari a distanza. Il motivo lo conoscete tutte e tutti. Siamo impegnati in una guerra di tutta l'umanità contro questa pandemia e l'unica arma che abbiamo è appunto la distanza, la lontananza fra gli individui. Per fortuna la tecnologia ci consente di mitigare, seppure molto parzialmente da un punto di vista umano e psicologico, la difficoltà di questo periodo storico. E quindi andiamo avanti, senza interrompere un iter che è giusto si concluda nel momento appropriato. Proprio in virtù della eccezionalità della circostanza, ho deciso di partecipare come rettore a tutte le sessioni di laurea di questa sessione straordinaria con questo breve videomessaggio, al fine di mantenere, seppur sicuramente in modo assolutamente incomparabile rispetto alla normalità, un'aura di alta cerimonia. Oggi si conclude un percorso lungo, faticoso, ma anche spero affascinante e appassionante. E dovrebbe essere un giorno di festa e di grandi emozioni. Io voglio fortemente sperare che, sebbene senza la festa roboante, perché comunque dovrete rimanere socialmente distanziati, possano permanere in voi il ricordo di una giornata emozionante, sebbene in un clima un po' surreale. Magari, chissà, fra qualche anno ci ricorderemo questi giorni come quasi un'epopea e sorrideremo. Oggi cerchiamo di mantenere intatte le belle emozioni che ci regalerà, soprattutto a voi, laureande e laureandi, questa giornata. Ho scritto in queste ore un breve articoletto sulla parola distanza. Da chimico, mentre lo buttavo giù, meditavo sul fatto che stiamo combattendo un'ardua battaglia contro un minuscolo mucchietto di atomi di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e fosforo. E lo facciamo con l'unica arma che scienza e conoscenza ci dicono può funzionare, stare a distanza l'uno dall'altro. Oggi lo facciamo qui con un po' di tristezza per non essere tutti vicino, ma grazie a un click raggiungiamo una fantastica e straordinaria vicinanza. Tanto distanti siamo quanto vicini nel tempo e nello spazio. Abbiamo un grande amico in questa vicissitudine, è un prefisso che si scrive tele, che i greci usavano per significare lontano, come dobbiamo appunto stare ancora, ahimè, per un po' di tempo, e forse potrebbe essere anche abbastanza, e vi prego di rispettarle queste misure. È una questione di resistenza. Vinceremo, perché come canta il poeta Leonard Cohen, molte notti resistono senza una luna, senza una stella. Così resisteremo noi
quando uno dei due sarà via, lontano. Quando ritorneranno luna e stelle, cercheremo, ve lo prometto, in qualche modo di recuperare ciò che manca a questa giornata, cioè la vicinanza umana e sociale. Non sono in grado di dirvi se e quando potremo realizzare una replica in presenza. Per ora resta un piccolo sogno in un cassetto, ma il cassetto spero possa aprirsi in un futuro non lontano e consentire al sogno di trasformarsi in realtà. Buona giornata a tutte e tutti, con un abbraccio accademico ai nostri giovani, il nostro futuro. Grazie. Bene, dopo il saluto e l'augurio del magnifico rettore, procediamo, vi presento la commissione di oggi. È costituita dai colleghi ingegner Lorenzo Berzi, professor Renzo Capitani, ingegner Massimo De Logu, professor Luca Pugi, professor Alberto Reatti, ingegner Tommaso Favilli, ingegner Edoardo Loco Rotondo, al quale mi aggiungo io, Marco Pierini. Presento anche i candidati: Federico Pogani, Edward Celislami, Andrea Lo Santo, Andrea Orlandi, Matteo Pagliai, Jacopo Picciafuochi e Andrea Tanturli. Seguiremo questo ordine, quindi invito Federico Pogani, che è il primo in lista, a prepararsi e per cortesia a condividere con noi la sua presentazione. Prego, appena è pronto noi la vediamo e la sentiamo anche, quindi può iniziare. Buonasera a tutti, sono Federico Pogani e questo è il lavoro di tesi riguardo sistemi frenanti e sistema di sicurezza attiva secondo lo standard ISO 26262. Il nostro lavoro di tesi inizia con la ricerca di tecniche di risk analysis ai fini di arrivare ad un'analisi di affidabilità di sistemi di sicurezza attiva quali sistema ABS, ovvero Anti-Lock Braking System, e sistema SP, Electronic Stability Program, attraverso lo standard ISO 26262. In conclusione, arriveremo a fare un'analisi dei rischi di un sistema ABS sempre attraverso la normativa. Come possiamo vedere dal grafico, dal 2001 al 2018 gli incidenti con feriti e gli incidenti con morti sono diminuiti rispettivamente del 35 e del 53%. Le cause sono da ricondursi anche all'inserimento di sistemi di sicurezza attiva, quali sistema ABS e sistema ESP. Le tecniche di analisi del rischio utilizzate e citate anche nella normativa sono la Preliminary Hazard Analysis, la ASOP, Hazard and Operability Analysis, e la Fault Tree Analysis. Attraverso la prima utilizzeremo lo strumento del brainstorming per arrivare a dei casi di riferimento. Attraverso la tecnica ASOP sarà possibile arrivare alla costruzione di una tabella dei malfunzionamenti che studieremo infine con la normativa. E attraverso la Fault Tree Analysis avremo una visualizzazione ottimale dei risultati attraverso il classico diagramma ad albero. Lo standard ISO 26262 viene pubblicato per la prima volta nel 2009 e pone le sue basi nell'ingegneria automobilistica ed in particolare nelle componenti elettriche ed elettroniche e sulla loro sicurezza funzionale. Noi, iniziando dalla tecnica ASOP, svilupperemo una tabella dei malfunzionamenti e le conseguenze saranno studiate in termini di severity, exposure e controllability, come afferma anche la normativa. Verrà studiato poi i livelli ASIL, ovvero di Automotive Safety Integrity Level, che ci porteranno ad un tasso di guasto ed a un mean time to failure. Questo sarà il safety goal, ovvero l'obiettivo che dovrà avere il nostro dispositivo ABS. I principali benefici di un sistema ABS li abbiamo in termini di mantenimento della guidabilità e accorciamento degli spazi di frenata. Questo è possibile attraverso una serie di sensori di velocità, uno per ogni ruota, che in condizioni di emergenza, di frenata d'emergenza, valutano che la ruota sia bloccata o meno e attraverso il sistema idraulico provvederanno a sbloccarla per arrivare ad una frenata ottimale. Come possiamo vedere dal grafico, infatti, che mostra aderenza in confronto allo slittamento, avremo una frenata ottimale nell'intorno del picco, ovvero dove il coefficiente di attrito sarà massimo. Questo sarà all'incirca il 12% dello slittamento. La zona del pneumatico a contatto con il suolo è detta patch ed è divisa in zona di aderenza e zona di scorrimento. Superato il picco, la patch passerà da un attrito statico ad un attrito cinetico ed è lì e avremo una diminuzione del coefficiente di attrito ed è lì che si attiverà il nostro sistema ABS.
I principali invece benefici di un sistema SP sono in termini di stabilizzazione del veicolo e controllo della dinamica del veicolo. Questo sarà possibile attraverso una serie di componenti, quali sensori di velocità, sensori di angoli di sterzo, accelerometri, giroscopi, che calcolando le accelerazioni laterali del veicolo, i momenti di imbardata e i momenti di rollio, verificheranno che la macchina si trovi in condizioni di sovrasterzo o sottosterzo e attraverso il sistema frenante la riporteranno sulla giusta traiettoria. Quindi, per noi l'analisi dei rischi di un sistema ABS inizia con la tecnica ASOP e la divisione del sistema ABS attraverso quattro nodi funzionali: l'actuation, l'hydraulic, il communication e il control unit subsystem. Sceglieremo poi dei parametri e delle guidewires che ci porteranno alla definizione di alcune deviazioni. Come possiamo vedere dal grafico, dalla tabella, possiamo vedere parametri come l'usura, la temperatura del fluido, la pressione, il segnale e alla corrente, associate alle guidewires more, less e no. Quindi costruiremo la nostra tabella dei malfunzionamenti, nella quale ad ogni nodo sarà associato una o più deviazioni. Successivamente studieremo potenziali cause, potenziali conseguenze e metodi per la tutela di tali guasti. In rosso è stato cerchiato un esempio che faremo nella slide successiva per vedere al meglio come abbiamo proceduto. L'esempio è una riga del communication node e abbiamo preso in esame la deviazione di assenza di segnale. Questa può essere causata da un malfunzionamento del rear wheel anti-lock controller, causata a sua volta o da una mancata ricalibrazione o da malfunzionamento del sensore di velocità. Cause più pratiche potrebbero essere l'usura o il danneggiamento di un cavo o la disconnessione di esso a causa delle vibrazioni del veicolo. Potenziali conseguenze potrebbero essere dall'assenza della funzione ABS alla generazione involontaria di forza frenante o l'assenza completa di forza frenante. Tra i metodi della tutela possiamo vedere l'utilizzo di sistemi ridondanti per evitare guasti a singolo punto e azioni specifiche e pratiche come l'ispezione visiva del dispositivo ed eventualmente il cambio dei dispositivi o dei componenti danneggiati. Quindi, le conseguenze dei malfunzionamenti sono state elencate qua dal numero 1 al numero 12 e attraverso il lavoro di brainstorming e quindi una discussione sotto forma di questionario è stato chiesto a partecipanti che erano laureati in ingegneria meccanica dell'Università di Firenze di assegnare un punteggio a varie situazioni operative, dando un punteggio da 1 a 5 in base al rischio per la salute del conducente. Stavamo quindi valutando in pratica la severity. I risultati ci hanno portato a determinare che lo scenario autostradale sarà quello con maggior severity. È stato studiato però un ulteriore caso, più probabile perché per gli studi è sicuramente più probabile uno scenario urbano che uno scenario autostradale, per dimostrare che la normativa tenesse di conto non solo della severity ma anche dell'exposure, ovvero della probabilità di esposizione di un certo evento, di una certa situazione operativa. Quindi abbiamo studiato in termini di severity, exposure e controllability le varie situazioni operative e abbiamo assegnato una severity pari a 3 alle situazioni operative in scenario autostradale, mentre una più bassa pari a 2 a quelle in scenario urbano. Per quanto riguarda l'exposure sarà il contrario, ovvero un exposure massima per quanto riguarda lo scenario urbano ed una più bassa pari a 3 per quello autostradale. Infine, per quanto riguarda la controllability, ovvero la stima della probabilità che il guidatore riesca a mantenere il controllo del veicolo, è stata giudicata massima e pari a C3 per entrambi le scenari operative, le situazioni operative, grazie alle tabelle forniteci dalla normativa. I risultati sono stati inseriti in una tabella e attraverso ulteriori tabelle sempre forniteci dalla normativa è stato possibile attribuire alle varie situazioni operative un livello di ASIL pari a C, sia per lo scenario urbano sia per quello autostradale. Questo ci porterà ad un tasso di guasto che dovrà essere minore di 10 alla meno 7 per ora e un mean time to failure di 10 alla 7 ore. Quindi, in conclusione, possiamo dire che attraverso l'analisi dello standard ISO 26262 è stato possibile arrivare all'analisi della affidabilità di un sistema ABS e arrivare al calcolo semplificato del tasso di guasto e del mean time to failure. Infine, sarà importante per sviluppi futuri uno studio statistico incidentologico, un'analisi completa di ogni caso considerato, non considerando quindi solo i casi di riferimento presi in questione dal brainstorming e quindi dal questionario, ed infine un'implementazione di verifica attraverso il Reliability Block Diagram. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie Federico.
per la presentazione della sua attività e apro subito la discussione chiedendo ai colleghi se hanno delle domande per questo candidato. Vi ricordo di accendere il microfono se avete tutti spento. Massimo? Sì, buongiorno. Volevo fare solo un paio di domande, un paio di chiarimenti. Non ho ben capito come è stata valutata la fase di exposure, cioè nel senso tramite sempre un questionario e all'interno di questo questionario quali sono stati i parametri che sono stati considerati per valutare questo exposure, quindi la frequenza, la durata e quant'altro. E il secondo chiarimento, non ho ben capito come è stato calcolato invece la probabilità di accadimento, quindi sulla base sì dei tassi di guasto, ma questi tassi di guasto li avete ricavati da banche dati esistenti oppure avete fatto anche qui delle assunzioni per valutare appunto il tasso di guasto associato ai singoli componenti del sistema okay. Che stavamo analizzando. Perfetto. Allora, per quanto riguarda l'exposure, e quindi ok, ritorno alla slide. Per quanto riguarda l'exposure, allora la ASIL e la normativa dà chiarimenti su varie situazioni operative. E come possiamo vedere dalla tabella, le situazioni operative in scenario urbano vengono segnate con un exposure superiore al caso autostradale. Infatti, grazie a studi statistici, è stato dimostrato che un veicolo viaggia più tempo in scenario urbano che in scenario autostradale. E la seconda domanda mi potrebbe ripetere? No, la seconda domanda era riferita al... Sì, probabilmente, cioè ha parlato appunto di calcolo di affidabilità, cioè arrivata a quel livello di ASIL fondamentalmente attraverso certo. Un calcolo probabilistico. Volevo capire da che dati partite sui tassi di guasto, cioè se sono tassi di guasto riferiti a banche dati tipo RAC o altri, oppure anche qui c'è la normativa... Anche qua c'è la normativa che ci viene in aiuto perché associando a... avendo dei risultati di severity, exposure e controllability, attraverso la normativa e attraverso delle tabelle, possiamo subito dare un tasso di guasto che sarà, diciamo, l'obiettivo del nostro dispositivo ABS. Ecco, quindi definite il tasso di guasto, cioè l'ASIL di riferimento in realtà. Poi andrà progettato il sistema in modo tale da garantire quell'ASIL. Certo, certo. Va bene, grazie. Grazie. Ci sono altre domande? Sì, una domanda anch'io, Marco. Prego, Renzo. Buongiorno. Avete considerato solo un malfunzionamento dovuto a una rottura, cioè a un elemento che non funziona? Avete considerato solo questo come malfunzionamento o avete considerato altri come errore di segnale o... Abbiamo considerato qualsiasi tipo di errore, perché abbiamo considerato sia dagli errori, per esempio, di usura e quindi magari di impurità del sistema, oppure componenti danneggiate, fino ad arrivare a problemi nel software e problemi, per esempio, di input-output o del sistema, oppure di corrente, magari di danneggiamenti dell'ADC, ovvero dell'analog digital converter. Capito, grazie. Credo che abbia fatto vedere quell'esempio lì come uno dei casi, insomma... Sì, ho fatto vedere semplicemente un esempio perché era impossibile spiegare completamente tutta la tabella. Certo. Grazie. Allora, se non ci sono, come mi sembra, altre domande, ringrazio nuovamente Federico Pogani che per il momento si può, diciamo, rilassare, rimanendo però collegato. Quindi la ringrazio e quindi... togliamo la sua e chiamiamo a questo punto Edward Celislami, che è il secondo candidato. Buongiorno. Il quale, buongiorno di nuovo a lei, ci condivide la presentazione, sì. Appena può, e appena pronto può partire. Si vede? Sì, si vede. Ok, perfetto. Allora, buon pomeriggio. Questa tesi tratta la progettazione di un sistema sospensivo anteriore con terzo elemento per una vettura da competizione Formula SAE. Innanzitutto spiego cos'è la Formula SAE. Questa è una competizione universitaria internazionale che prevede la progettazione e la produzione di un'auto da corsa e la successiva valutazione di questa attraverso una serie di prove statiche e dinamiche. La Formula SAE ovviamente ha ogni competizione sottoposta a un severo regolamento. Per la realizzazione dello schema sospensivo prodotto è stato seguito il seguente regolamento, ovvero la sospensione deve essere in grado di effettuare un wheel travel minimo di 50 mm con un'alzata minima di
25 mm verso l'alto con il pilota a bordo e i tubi del telaio devono essere o tiranti o puntoni. In seguito poi ci sono dei metodi di fissaggio severamente regolamentati per garantire la massima sicurezza e infine la sezione di ingombro deve esserci una minima sezione di ingombro. Le sospensioni sono un insieme di componenti che collegano le ruote e le parti annesse, ovvero le masse non sospese, al telaio e alle parti meccaniche solidali, ovvero le masse non sospese. Ogni veicolo è in grado di effettuare tre rotazioni attorno ai propri assi, che sono il rollio, il biccheggio e l'imbardata, rispettivamente sugli assi X, Y e Z. Per sospensione un terzo elemento si intende quella sospensione che permette di disaccoppiare il comportamento al rollio e a beccheggio al fine di raggiungere il comportamento desiderato. Come ogni schema sospensivo, questo ha i suoi vantaggi e i propri svantaggi. Tra i vantaggi abbiamo il disaccoppiamento di smorzamento e rigidezza al rollio e a beccheggio, permettendo così una migliore possibilità di regolazione e inoltre ci sono anche dei benefici aerodinamici dovuti alla minore variazione dell'angolo di incidenza del flusso aerodinamico dovuto appunto alla maggiore rigidezza a beccheggio. Tra gli svantaggi abbiamo invece la maggiore complessità progettuale, un maggior numero di componenti e maggiori ingombri che, come possiamo vedere, in questo caso sono presenti soprattutto nella parte del cockpit. Allora, lo schema sospensivo è composto da tre rocker che possiamo vedere qui in blu, questi due esterni che sono dei classici rocker presenti in tutti i sistemi sospensivi di tipo pushrod o pullrod e il rocker questo centrale che è quello che si occupa effettivamente della parte del rollio, ovvero in cima è collegato all'ammortizzatore del rollio e in fondo è collegato alla barra di torsione. Inoltre abbiamo la molla e l'ammortizzatore del beccheggio che sono coassiali e devono essere il più possibile collineari con il link a sinistra per permettere un efficace disaccoppiamento. Di tutti gli assiemi e delle parti viste precedentemente sono state realizzate le messe in tavola come se queste debbano essere effettivamente prodotte. Vediamo adesso il progetto del telaio della FR21 e quello della FR19. Possiamo vedere le modifiche approvate all'anteriore del telaio della FR21, ovvero è stato aggiunto il supporto per i rotoli laterali e sono stati aggiunti dei tubi di supporto per la barra di torsione, in quanto questa precedentemente non era presente. Ovviamente il tutto è stato verificato per rispettare il regolamento. Vediamo adesso lo staffaggio dello schema sospensivo, che per quanto riguarda la parte inferiore abbiamo utilizzato i triangoli inferiori e superiori dell'FR19 in modo da mantenere le geometrie sospensive, mentre per la parte superiore abbiamo modificato il punto di attacco dei rocker e abbiamo aggiunto lo staffaggio dell'ammortizzatore del rollio. Di tutte queste staffe è stato verificato il dimensionamento e la saldatura e l'effettiva verifica della saldatura. Infine possiamo vedere come i rocker, essendo stati abbassati, i push rod sono stati diminuiti di lunghezza perché i rocker erano posti più in alto precedentemente. Come ultima parte sono stati realizzati dei template su un programma di dinamica multibody, Adams Car, e questi hanno permesso lo sviluppo e la verifica dell'effettivo disaccoppiamento di questo schema sospensivo. Possiamo vedere ora l'effettiva verifica cinematica che avviene nel caso a sinistra per una corsa, per un parallel wheel travel simmetrico di più o meno 25 mm in cui le forze in gioco vengono scambiate tra le ruote e l'ammortizzatore del beccheggio insieme alla molla del beccheggio, mentre alla nostra destra vediamo che queste forze vengono scambiate tutte su rocker centrale e sull'ammortizzatore del rollio. Tramite il software Adams Car siamo riusciti a verificare anche i parametri relativi all'IR della macchina che da come si vede nei grafici hanno un andamento lineare e questo comporta permette un comportamento intuitivo e prevedibile da parte del pilota con una maggiore facilità di setup. Come ultima parte sono state verificate anche le forze in gioco su
la molla e sulla coppia e la coppia applicata alla barra di torsione nel caso del beccheggio e del rollio, quindi con wheel travel simmetrico e asimmetrico. Possiamo vedere che la forza applicata alla molla del beccheggio ha andamento lineare crescente nel caso del wheel travel simmetrico, mentre ha una variazione piccolissima nel caso del wheel travel antisimmetrico, e l'opposto vale per quanto riguarda la coppia applicata alla barra di rollio. Siamo riusciti quindi ad adattare al telaio questo schema sospensivo progettandola verso il 2021, riuscendo quindi ad applicare una rigidezza e uno smorzamento diversi per rollio e beccheggio in modo indipendente, quindi facilitando così il setup. Grazie per l'attenzione. Grazie Edward. Anche qui chiedo subito ai colleghi se hanno delle domande. Io avevo una curiosità riguardo alla verifica del disaccoppiamento del comportamento della sospensione rispetto ai vari gradi di libertà della ruota. Sì. Ecco, giustamente il candidato fa vedere nel software multibody una verifica di tipo visuale. Ecco, se l'avessi voluta fare in forma numerica, cioè avessi voluto dare degli indici, come dire, numerici, esistono degli strumenti anche per, come dirlo, darlo in termini, come dire, energia, partizione del, cioè quale esistono degli altri strumenti oltre che visuali per fare questa verifica? La mia è una domanda dettata da ignoranza, non da... Beh, non è una curiosità. Se ritorno un attimo indietro, ad esempio in questo grafico possiamo vedere appunto che nel caso del beccheggio, ovvero a sinistra, abbiamo appunto che le forze applicate dai pistoni, nel caso del programma di simulazione, ovvero Adams, spingono appunto le ruote, e le uniche forze applicate in risposta sono quelle agenti dalla forza della molla del beccheggio. Quindi abbiamo anche appunto dei risultati dal punto di vista grafici e numerici. L'opposto vale per il wheel travel antisimmetrico. Va bene, grazie, mi scusi. Nulla. Ok. Ci sono altre domande per il candidato? Bene, ok. Allora anche lei si può, diciamo, rilassare. Ha fatto la sua parte per ora. Sì. E quindi attende mentre chiamiamo il terzo candidato, che è Andrea Lo Santo. Sì. Condivido. Sì, prego Andrea. Si vede? Sta arrivando, eccolo, sì, prego. Ok, salve a tutti, parlerò di ottimizzazione tecnico-economica di impianti fotovoltaici secondo le recenti disposizioni normative. Gli impianti fotovoltaici convertono la radiazione solare incidente in energia elettrica, permettendo quindi di produrla senza avere emissioni inquinanti, rappresentano dunque un'alternativa sostenibile ai tradizionali metodi di produzione. Si tratta tuttavia di una tecnologia relativamente costosa, motivo per cui in Italia per spronarne la diffusione lo Stato eroga degli incentivi, che per l'anno 2020 rientrano, per quanto riguarda le abitazioni, nell'ecobonus, che permette di portare in detrazione il 50% dell'investimento fino ad una spesa di 96.000 euro. Detrazione che scende al 6% con un tetto massimo però di 2 milioni per quanto riguarda le partite IVA. Il ritiro dedicato consente invece di stipulare col gestore della rete un prezzo fisso per l'energia venduta in modo da assicurarsi un guadagno anche sull'energia prodotta ma non consumata, senza sottomettersi alle fluttuazioni che il prezzo dell'energia ha sul mercato libero. Lo scambio sul posto permette invece di usare la rete come accumulo virtuale, immettendo l'energia in eccesso nelle ore centrali per poi acquistarla ad una tariffa agevolata nelle ore serali e notturne. Gli incentivi di medie e grandi dimensioni riguardano gli impianti incentivati tramite il decreto FER 1, che è stato emanato nell'estate del 2019 allo scopo di aumentare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili circolante in rete per entrare nei target europei al 2030 in termini di emissioni inquinanti. Per accedere a questi incentivi è necessario fare richieste e sono quindi stati stabiliti criteri di priorità parzialmente differenti per gli impianti del gruppo A2, ovvero quelli realizzati in sostituzione o coperture di amianto, e per gli impianti del gruppo A, ovvero tutti gli altri impianti. Lo scopo legislatore è quindi quello di andare a incentivare le strutture della pubblica amministrazione, recuperare aree degradate e dare anche un incentivo alla mobilità elettrica, sempre in un'ottica di decarbonizzazione dei consumi.
Gli impianti sono stati divisi in tre gruppi a seconda della taglia, con la tariffa incentivante che diminuisce all'aumentare di quest'ultimo. I primi due accedono mediante registri, mentre l'ultimo attraverso la stereo basso. Il miglior modo per generare un risparmio con un impianto fotovoltaico è quello di consumare direttamente l'energia prodotta. Questo non sempre è possibile perché la risorsa solare è per sua natura aleatoria. La curva di carico in una giornata soleggiata è quella riportata in figura, dove la curva nera indica il fabbisogno energetico e quella arancione la produzione dell'impianto. Si osserva che soltanto una parte viene direttamente consumata, mentre la parte restante deve essere messa in rete per poi essere acquistata ad un prezzo maggiore nelle ore serali e notturne. Per superare questo problema sono disponibili sul mercato sistemi di accumulo, il cui funzionamento ideale è su base giornaliera, con le batterie che si ricaricano con le eccedenze nelle ore centrali per poi scaricarsi completamente nelle ore serali e notturne, permettendo di azzerare i costi della bolletta. Le tecnologie su cui questi sistemi si basano sono ad oggi principalmente due, quella di ioni di litio, che è una tecnologia giovane e quindi purtroppo ancora costosa, ma che ha una lunga vita di esercizio. Al contrario, quella al piombo è una tecnologia consolidata, quindi caratterizzata da costi ridotti, ma che ha problemi sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda l'inquinamento. Quando si effettua il dimensionamento di un impianto fotovoltaico bisogna considerare in primis la località da cui tramite mappe radiative si ricava l'energia estraibile da ogni metro quadro di superficie, che alle latitudini di Firenze è massima per pannelli rivolti verso sud inclinati di 35 gradi rispetto all'orizzontale. Dalla planimetria dell'edificio si ricava invece la superficie disponibile, l'orientamento delle falde, quindi dei moduli, e gli eventuali ombreggiamenti. Per massimizzare il consumo è più necessario studiare le bollette. I parametri economici da tenere in considerazione per determinare la redditività sono il valore attuale netto, che viene inizializzato di un importo negativo e pari all'investimento da sostenere in fase di costruzione e che viene incrementato positivamente dai flussi di cassa generati dall'impianto, che non vengono semplicemente sommati ma vengono attualizzati tenendo conto dell'inflazione, dell'aumento dei costi dell'energia e anche di un aumento dei consumi. Il tasso interno di rendimento è invece un valore percentuale che ci permette di confrontare un investimento su un impianto fotovoltaico con investimenti di altro tipo. Quindi maggiore sarà il TIR e maggiore sarà la redditività dell'investimento. Infine, il payback time è il tempo necessario a recuperare il capitale investito. Mi è stato chiesto di studiare la fattibilità di un impianto fotovoltaico sulla copertura di Santa Marta e l'ho fatto tramite due software. Quello in figura è il Termoenergia di Namiria, in cui ho realizzato la struttura di Santa Marta, inserendo l'orientamento e andando a realizzare le falde inclinate mediamente di 16 gradi, realizzando su ciascuna di esse un campo fotovoltaico con pannelli complementari, scegliendo i moduli in modo da massimizzare l'energia prodotta. Ho poi inserito l'andamento dei consumi mensili ricavati dalle bollette. Qua, con l'altro software che è il Solarius PV, si evince che un impianto di questo tipo eccede come taglia il megawatt, motivo per cui si accede agli incentivi mediante asta a ribasso con una tariffa massima di 7 centesimi al kilowattora. Si osserva che l'autoconsumo pari al 56% è piuttosto elevato. Questo perché l'energia prodotta è di 1.168.000 kWh, ma non è sufficiente a coprire interamente i consumi della struttura, che sono di 1.398.000 kWh. Inoltre si osserva che, essendo la struttura di Santa Marta orientata a nord-ovest, ovvero entrando a Santa Marta si guarda verso nord-ovest, questa non è ottimale e il rapporto tra energia annua prodotta e potenza installata è di circa 1.000 contro 1.200-1.300 ideali. Inserendo i costi per i lavori e la sostituzione degli inverter, si ricava che il VAN dopo 20 anni risulta positivo e pari a 392.000 euro e scende di circa 250.000 euro qualora non si riuscisse ad accedere agli incentivi. Ho studiato anche la fattibilità di un sistema di accumulo, determinandone la capacità, sempre basandomi sulle bollette e aggiungendo ai costi precedentemente visti quelli necessari all'acquisto di un sistema di accumulo agli ioni di litio. In questo caso si osserva che l'autoconsumo sarà al 70%, ma questo si riflette in maniera negativa sul VAN, perché va a diminuire la quota parte di energia prodotta e messa in rete, che è quella su cui poi si gode degli incentivi, redditività che scende ulteriormente se non si riesce ad avere accesso agli incentivi. Ho riportato poi i costi anche sul Namiria, che fornisce il seguente istogramma di confronto tra produzione in blu e consumo in grigio di energia. Si osserva che una struttura con questo profilo necessiterebbe di un sistema di accumulo su base stagionale che si ricarica quindi con l'eccedenza nei mesi estivi per poi andare a scaricarsi nei mesi invernali ed autunnali, ma un sistema di accumulo di questo tipo non è praticabile. Infatti, inserendo anche sul Namiria i costi necessari all'accumulo e la sua sostituzione necessaria perché il programma suggerisce di installare un sistema con tecnologia a piombo, si osserva il seguente istogramma dove in blu è presente l'energia che viene rilasciata dal sistema di accumulo che è sufficiente a sostituirsi all'energia
acquistata dalla rete soltanto nel mese di luglio, mentre per tutti gli altri mesi è necessario comunque acquistare una parte, se non la totalità dell'energia che viene fornita dall'impianto. Il NMIA conferma quindi che la redditività migliore è quella di un impianto senza sistema di accumulo e con accesso agli incentivi. Ho detto che a Firenze l'inclinazione ottimale dei pannelli è 35 gradi, ma le falde sono inclinate di 16 gradi. Quindi ho realizzato anche un impianto con pannelli non complanari. Questi, per non ombreggiarsi fra di loro, dovranno essere distanziati e sarà possibile installarne quindi un numero minore, facendo scendere sia i costi di investimento che la taglia dell'impianto, che andando sotto al megawatt permette di aver diritto ad una migliore tariffa incentivante. E questo si riflette in maniera positiva sul VAN, anche perché migliorando l'orientamento aumenta il rapporto tra energia prodotta e potenza installata. Tuttavia, un'installazione di questo tipo non è praticabile a causa di vincoli estetici sulla struttura. Dato che l'impianto su Santa Marta non era in grado di coprire i consumi, a mio parere non rende bene l'importanza degli incentivi e quindi ho fatto un ulteriore esempio. Se infatti si fossero già installati i kilowattora necessari a coprire i consumi, ogni ulteriore kilowatt installato permetterebbe di produrre circa 1200 kilowattora annui, che in 20 anni porterebbero nelle nostre casse circa 1920 euro, insufficienti a coprire i costi di installazione. Grazie agli incentivi, la stessa quota della stessa energia permette di incassare più di 4.000 euro e si ha quindi un margine di guadagno. Ho realizzato quindi anche un esempio di un magazzino di 700 metri quadri con pannelli orientati in modo ottimale. Dovrebbe stringere perché sta andando... Sì, sono l'ultima slide. Che permette di produrre 200.000 kWh a fronte di una spesa di 15.000. L'autoconsumo è ridotto perché una piccola parte dell'energia prodotta è sufficiente a coprire i consumi, la parte restante dovrà essere messa in rete. In questo caso si vede come soltanto accedendo agli incentivi la redditività risulta positiva e quindi l'investimento risulta praticabile. Con questo ho finito, mi scuso per il tempo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie e mi scuso io della, diciamo, disturbata, ma è una questione di rispetto non per noi ma per gli studenti che saranno nella sessione successiva, per cui stiamo lavorando, diciamo, uno dietro l'altro, quindi per questo mi sono permesso. Chiedo se ci sono domande per il una candidato. Domanda rapidissima. Siccome l'analisi evidenzia che se non ho capito bene, l'area a disposizione per i pannelli è insufficiente rispetto, comunque potrebbe essere migliore il risultato se l'area fosse maggiore, ci sono dei vincoli nella sua analisi al fatto di poter utilizzare, di fare delle pensiline ad esempio su parcheggi della facoltà, visto c'è una grande area a parcheggio sostanzialmente? Il problema non è legato tanto alla superficie quanto all'orientazione, perché se la struttura di Santa Marta fosse orientata in un altro modo avremmo delle falde esposte verso sud e questo permetterebbe di aumentare l'energia prodotta. Quindi il problema non è tanto una questione di superficie quanto di orientazione. Per quanto riguarda il parcheggio, il problema è che ci sono gli alberi intorno che vanno ad ombreggiare il parcheggio. In più la struttura stessa ombreggerebbe il parcheggio e quindi i pannelli avrebbero una produzione bassa e a fronte di un costo elevato, quindi non sarebbe una buona idea. Va bene, grazie. Ci sono altre richieste da parte di qualche altro collega? Bene, no, abbiamo finito, allora anche Andrea Lo Santo si può, diciamo, ci può aspettare mentre ascoltiamo anche le altre tesi. Allora, invito Andrea Orlandi e raccomando a tutti il rispetto strettamente dei tempi previsti, perché altrimenti, ripeto, creiamo difficoltà agli studenti della sessione successiva. Grazie. Buongiorno. Bene, Andrea, vediamo la sua presentazione. Se va in modalità presentazione, ecco, adesso può andare. Buongiorno, sono Andrea Orlandi e il mio lavoro di tesi riguarda gli studi su un sistema di elettroattuazione per un impianto disperso di una vettura classe Formula Student. Formula Student è il principale evento europeo di Formula SAE. In questi eventi gli studenti sono portati a ideare, progettare e realizzare delle vetture di tipo Formula, ovvero delle vetture monoposto e ruote scoperte. L'obiettivo del Firenze Race Team per il 2019 era di competere nelle categorie combustion e driverless con una stessa vettura,
Nella categoria combustion le auto sono spinte da motori a combustione interna, mentre nella categoria driverless le auto sono capaci di percorrere i tracciati senza il pilota. Per farlo, un sistema di acquisizione delle immagini permette di, attraverso le centraline che ne controllano, azionare gli attuatori presenti in vettura. Questo permette di effettuare tutte quelle azioni che normalmente esegue il pilota, come sterzare, accelerare o frenare. Una prima versione di una vettura driverless nel team è stata realizzata come una second year car, ovvero è stata presa la macchina dell'anno precedente, una combustion, e vi sono stati aggiunti tutti i sistemi per permettere la guida autonoma. Fare questo lavoro comporta dover scendere a molti compromessi e non riuscire quindi a ottimizzare tutti i sistemi in vettura. Nel nuovo progetto invece l'obiettivo fin da subito era di partecipare alle categorie combustion e driverless. In questo modo è stato possibile impostare fin da subito uno sviluppo integrato fra tutti i sistemi. In particolare il mio lavoro ha riguardato l'attuatore dello stesso. I miei obiettivi erano quelli di migliorare la dinamica del veicolo, ottenere una struttura modulare, migliorare il controllo dell'attuatore, e ottenere una buona compattezza, aumentare alcune funzionalità e mantenere limitate le masse. Per quanto riguarda il contributo alla dinamica del veicolo, il mio obiettivo era ridurre il momento di rollio. Questo è causato in curva dalla forza centrifuga che porta la cassa della macchina a ruotare rispetto alla sospensione. Questa variazione nella geometria delle sospensioni porta i pneumatici a lavorare in una maniera diversa da quella ideale di progetto rispetto all'asfalto e questo causa una diminuzione dell'aderenza. Per diminuire quindi il momento di rollio ho lavorato per abbassare il centro di massa del sistema di stesso. Per farlo, dato che l'attuatore rappresenta quasi il 40% delle masse complessive del sistema di sterzo, l'ho spostato in una posizione più bassa. Grazie a questo lavoro sono riuscito a ottenere una diminuzione del momento di rollio di quasi il 9%. La nuova posizione dell'attuatore ha permesso di ottenere ulteriori vantaggi. Non essendo l'attuatore più alloggiato all'interno del castelletto di sterzo, e non dovendo quindi questo sopportarne i carichi e i pesi, il castelletto è stato realizzato in una maniera più snella, risparmiando peso, quasi 200 grammi. Inoltre, lo spazio lasciato libero al suo interno permette di alloggiarci le centraline, che in una macchina driverless sono numerose. Volendo competere in due categorie, vogliamo ottenere due configurazioni possibili del sistema di sterzo in vettura, una configurazione combustion e una configurazione driverless. Nella combustion vogliamo il minor peso possibile in vettura per massimizzare le prestazioni. Per farlo ho lavorato affinché l'attuatore potesse essere facilmente rimosso. Questa trasformazione fra le due configurazioni infatti è molto semplice e veloce, essendo collegata solo con 8 viti. Quindi il mio lavoro è stato assemblare tutti i componenti dell'attuatore all'interno di un modulo. Questo modulo infatti è composto da un motore elettrico in serie a un riduttore, una cinghia dentata e una coppia di ruote dentate. La cinghia dentata è un elemento fondamentale perché è un elemento elastico che permette di proteggere il motore da eventuali carichi di picco provenienti dalle ruote. A differenza della versione precedente in cui la cinghia passava attorno al piantone e lo smontaggio di quest'ultima era difficoltoso, io l'ho concentrata tutta all'interno della scatola dell'attuatore. Per farlo però è stato necessario aggiungere un albero centrale e la coppia di ruote dentate. Per ottenere quindi un'interfaccia facilmente scollegabile per rimuovere l'attuatore, ho scelto ruote cilindriche a denti dritti. La nuova posizione inoltre ha permesso di ottenere un controllo più accurato della sterzata da parte dell'attuatore. Infatti la catena cinematica è molto più corta e compatta e i giochi sono limitati. Precedentemente invece il passaggio attraverso il piantone di sterzo inseriva una serie di giochi, soprattutto per quanto riguarda i due giunti cardanici che soprattutto dopo l'uso e una certa usura ne aumentava i giochi di montaggio. La nuova posizione dell'attuatore però ha fatto nascere un problema di natura regolamentare. Infatti l'interno dell'abitacolo deve garantire uno spazio minimo per il pilota. Infatti la zona del piantone di sterzo deve avere un ingombro massimo di 50 mm.
e l'attuatore è compreso in questa zona. Quindi una necessità di compattezza è risultata fondamentale nella progettazione. Per farlo, infatti, durante la progettazione della trasmissione, la scelta della ripartizione del rapporto di riduzione è stata concentrata tutta sull'ingranaggio, così da poter scegliere le puleggie e la cinghia di dimensioni minori possibili e mantenere limitati gli ingombri. Una funzionalità aggiuntiva molto importante consente di scollegare internamente l'attuatore senza rimuoverlo completamente dalla vettura. Questo consente una migliore gestione del tempo in fase di test. Infatti è possibile in una sola giornata testare entrambe le modalità di guida della vettura senza perdere tempo per la rimozione dell'attuatore. In una configurazione collegata per la driverless l'attuatore lavora sulla scatola di sterzo. È possibile scollegarlo semplicemente spingendo due cilindretti posti nella parte inferiore dell'attuatore, così da consentire alla ruota dentata di scorrere sull'albero su cui è calettata, e inserendo un perno trasversale si blocca in posizione. A questo punto è possibile guidare agendo direttamente sul volante. E in conclusione, gli obiettivi sono stati rispettati, almeno sulla carta, perché nel 2019 la macchina ha corso nella sola categoria combustion e il progetto driverless è stato momentaneamente accantonato. Nel prossimo futuro però il regolamento imporrà di partecipare ad alcune prove pratiche esclusivamente in modalità driverless. Nel 2022 sarà la prova acceleration, nel 2023 si aggiungerà anche la prova skipper. Quindi il lavoro svolto in questa tesi potrà essere utile in nuovi progetti. Un possibile miglioramento riguarda il riuscire a posizionare l'attuatore, più che altro il gruppo motore riduttore in trasversale più in basso, così da non ingombrare l'interno dell'abitacolo. Ho concluso, vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Orlandi. Chiedo anche qui, come sempre, ai colleghi se hanno delle domande, dei commenti su questa attività di tesi. Sì, io ho una domanda che è più una curiosità, ringraziando il candidato per la presentazione ovviamente. Vorrei sapere se oltre ai valori nominali di coppia il sistema prevede anche dei sovraccarichi che possono accadere insomma durante le sterzate e quindi che ripercussioni ha avuto questo sul dimensionamento? Sì, per la valutazione dei carichi ho utilizzato uno studio fatto l'anno precedente dal team che ha raccolto i dati in prove sperimentali e poi li ha valutati attraverso il programma ADAMS. I risultati mi hanno dato un grafico di potenza e coppia con i carichi di picco e ovviamente un valore medio. Quindi nel dimensionamento ho utilizzato il valore di picco per il dimensionamento a rottura e ad esempio come carico di picco nella scelta delle ruote dentate e della cinghia dentata. Quindi sì, sono stati usati. Quanto sono questi valori, se ricorda? Sì, allora, come valore di coppia media ho 28 Nm con il coefficiente di sicurezza di 1,25 arrivato a 35. Con una coppia massima di 28 Nm. Mentre la coppia ha una potenza media di 20 watt che attraverso i coefficienti correttivi nel calcolo della puleggia e delle cinghie è arrivata anche quella a 35. Bene, la ringrazio, molto chiaro, grazie. Ci sono altre domande? Bene, allora anche Andrea Orlandi può attenderci, mentre intanto passiamo al prossimo candidato che è Matteo Pagliai. Si vede? Sì, devi andare in modalità presentazione. Sì, eccolo. Perfetto. Buonasera, sono Paglia Matteo, ho realizzato la tesi analisi e progettazione e trasmissione a catena. Allora, le tipologie di catene a disposizione di un progettista sono varie, tra le quali troviamo le catene che tutti conosciamo, catene per il sollevamento realizzate con maglia a tondino d'acciaio con o senza traversino,
le catene per il trasporto atte alla convogliare il materiale sfuso e imballato attraverso opportuni contenitori ad essi attaccate, le catene di trazione che sono usate in movimenti lenti con carichi elevati, un esempio delle quali sono le flare. Poi troviamo una tipologia di catene intermedia fra le catene di trazione e quelle di trasmissione, che sono le GAL, che racchiudono l'altissimo carico di rottura delle flare e la capacità di ingranamento su ruote dentate tipico di quella a rulli. Dopodiché troviamo le catene per la trasmissione di potenza. Un esempio di catena scomponibile sono le catene Ewart, usate per regimi di potenza bassi e bassi numeri di giri. Dopodiché troviamo le catene a denti. In questo caso l'ingranamento non avviene fra le bussole o i rulli e la ruota, ma avviene fra le sporgenze dentate delle piastrine e la ruota in un cosiddetto accoppiamento cinematico corretto. Troviamo poi la tipologia di catene a bussola o catene Zobel. Esse risentono di una forte usura perché c'è un contatto di strisciamento fra la bussola e il fianco del dente. Se aggiungiamo dei rulli folli intorno alle bussole, andremo a trovare la categoria di interesse di questa tesi, cioè le catene a rulli. I rulli in questo caso servono a preservare l'usura, i denti delle ruote e appunto le bussole della catena, andando a sostituire il contatto di strisciamento con un contatto di rotolamento. E in più il film lubrificante che viene intrappolato fra rulli e bussole va a creare un effetto smorzante su eventuali strappi o urti durante l'ingranamento della trasmissione. Il dimensionamento, come tutti sappiamo, si procede per tentativi, conoscendo la potenza da trasmettere P, la velocità della ruota più piccola, il rapporto di trasmissione o anche indice di riduzione, la tipologia di organo motore e organo condotto. Si sceglie quindi il numero di denti della ruota più piccola, che di solito non è mai inferiore a 17, anche se per applicazioni particolari si può adottare anche valori inferiori. Conoscendo il rapporto di trasmissione, poi si calcola il numero di denti della seconda ruota che concorre nella trasmissione. Dopodiché si valuta la potenza corretta, che è il prodotto fra due coefficienti correttivi per la potenza che bisogna trasmettere. Il primo coefficiente correttivo si chiama fattore di servizio. È dipendente dal funzionamento della macchina motrice e di quella condotta. I valori che esso può assumere sono riportati qui in tabella. Mentre il secondo è dipendente dal numero di denti e si può valutare da un grafico del genere, di solito fornito dal produttore stesso della catena. Dopo aver calcolato la potenza corretta, dobbiamo andare a trovare il giusto modello di catena che ci serve a trasmettere tale potenza. Per esempio, se volessi trasmettere una potenza di 10 kW a 100 giri al minuto, andremo a trovare il punto di intersezione fra la retta verticale e la retta orizzontale relativa alla potenza, in questo caso l'ho fatto un po' storta, relativa alla potenza di 10 kW, andando a ricadere nell'area del grafico caratteristico di una catena 20B. Se volessimo ridurre gli ingombri, quindi usando una catena più piccola, potremmo usare delle catene multiple, per esempio una doppia. Infatti notiamo che una catena doppia può trasportare 10 kW con un modello di catena che è pari a 16B e quindi con caratteristiche di passo e di interassi tra perni minori. L'obiettivo di questa tesi era lo sviluppo di un programma in Visual Basic che è stato scritto che raccolga i risultati in un foglio di calcolo Excel e quindi dia al progettista uno strumento di ausilio in una prima fase di scelta della catena. Vediamo una prova di funzionamento live del programma, ecco qua. Qui troviamo in questa tabella qui verde, accoglierà i dati in ingresso. Qui a destra avremo un grafico per la valutazione del coefficiente C2, qua sotto invece avremo un riepilogo del funzionamento e degli esempi di organo motore e organo condotto. Per questioni di tempo ho già precompilato tutti i campi di questo form di inserimento e quindi andiamo a vedere le altre pagine. Le altre pagine si compongono in questa maniera. In rosa avremo i dati in ingresso, qui in verde accoglieranno i dati in uscita che il programma andrà a valutare e a riempire. Questo invece sulla destra, questo grafico qui, serve per la valutazione del modello di catena. Qua sotto invece avremo le dimensioni delle ruote in quanto a diametro primitivo esterno e di fondo, sia della ruota motrice che della ruota condotta.
sotto invece avremo dei campi che indicano l'ingombro totale della trasmissione nel caso di interasse ottimale e nel caso di interasse desiderato. Questi campi verranno riempiti con il click di questo pulsante qui. Allora, in questo caso ci dice l'interasse scelto è troppo piccolo, usare un valore compreso fra il massimo e il minimo. Infatti l'interasse deve essere compreso tra le 30 e le 50 volte il passo, si può arrivare anche fino a 80 volte il passo, però un interasse troppo piccolo non garantisce di avere un angolo d'abbracciamento di almeno 120 gradi e quindi avere sei denti in presa e un ramo scarico. In un caso del genere il numero di maglie, il calcolo del numero di maglie dell'interasse con l'interasse desiderato non è compiuto infatti e nemmeno l'ingombro della trasmissione totale. In questa sezione qui avremo la possibilità di salvare ed esportare i nostri risultati in un documento file txt, per esempio prova, salvo. Il file è esportato con successo in una cartella preposta, export, in cui c'è il nome della trasmissione che abbiamo messo e il foglio da cui deriva. Questo file qui è composto da i dati in ingresso, appunto, il modello di catena con le varie caratteristiche associate e le caratteristiche delle ruote, motrice in quanto a denti e diametri importanti e ruota condotta, sempre denti e diametri importanti e infine ingombro totale della trasmissione. È stato predisposto allo stesso modo per una catena doppia, che qui ci dice l'interasse troppo basso, e per una catena tripla. Poi è stato predisposto anche soluzioni con catene multiple. In questo caso particolare ci sono due catene che operano in parallelo, quindi due catene doppie in parallelo e due catene triple in parallelo. In questo caso invece ci dice che l'interasse è molto lungo e c'è da adottare soluzioni con reggi catena. Questo per evitare la nascita di tensioni dovute al peso proprio della catena. Infine ho predisposto questa sezione qui che calcola la velocità periferica della catena e quindi va a suggerire al progettista la tipologia di lubrificazione necessaria affinché non ci sia un'usura prematura della catena e quindi una giusta operazione in quanto a ore. Quindi si è fornito uno strumento per alleggerire il lavoro del progettista. Dei futuri sviluppi potrebbero essere appunto lo sviluppo in un ambiente indipendente dalla suite Office, esempio un linguaggio C, C++ oppure Java, per renderlo standalone e fornire quindi un file eseguibile su qualsiasi calcolatore. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie Matteo. Anche qui chiedo ai colleghi se hanno qualche domanda per il tuo lavoro. Io ovviamente no, perché lo conosco, oppure anche semplicemente qualche commento. Una curiosità io, Marco. Prego, Renzo. Volevo sapere se nella costruzione dello strumento è stato fatto riferimento ad uno specifico costruttore o è uno strumento valido in generale, perché mi sembrava si facesse riferimento a dei modelli di catena, quindi immagino si faccia riferimento a uno specifico costruttore. Allora, i modelli di catena sono quelli normati dall'ISO e sono i modelli detti europei. Infatti ci sarebbe la B come suffisso ad ogni modello. E per il resto non ci sono, cioè in questi casi qui sono tutti normati i passi delle catene, che si va dalla 4 alla 72. Io mi sono limitato alla 56, ma sono comunque tutte catene normate. Poi ogni costruttore avrà qualche accortezza, tipo, che ne so, alcune catene autolubrificate, oppure... Appunto. Comunque è una cosa generica. Sì, appunto, perché la norma si riferisce alle dimensioni per quanto riguarda, ma non alle caratteristiche funzionali, questo chiedevo... No, esatto, io mi sono riferito a... come strumento d'ausilio, il manuale dell'ingegnere
poi andando a vedere vari produttori, ma comunque facendo una soluzione, cercando di rimanere il più generico possibile in maniera da avere appunto un'indipendenza da un eventuale costruttore, appunto. Grazie. Prego. Ci sono altre domande, altri interventi? No. Bene, allora ringrazio il candidato che si può, anche lui, diciamo, si può attendere, e passiamo al successivo, che è Jacopo Picciafuochi, che invito a presentare. Sì. Salve a tutti, io parlerò dell'analisi topologica e funzionale di sistemi break by wire, e questa tesi ha come obiettivo quello di spiegare l'architettura del sistema break by wire andando a descrivere in dettaglio i singoli elementi, i singoli componenti. E il primo passo è stato quello di fare una ricerca dello stato dell'arte dei sistemi break by wire per poi valutare l'affidabilità dei sistemi distribuiti con metodi come reliability block diagrams, faulty analysis e l'iniezione degli errori. Il break by wire rappresenta l'avanguardia del sistema frenante dei sistemi automobilistici, e il suo obiettivo è quello di sostituire i tradizionali componenti meccanici e idraulici con elementi elettrici e elettronici, e la forza frenante viene attivata dal conducente e applicata sugli attuatori elettronici. Si parla di sistema frenante completo perché, come potete vedere dall'immagine qui in basso, si parla di quattro freni indipendenti che possono essere elettroidraulici o elettromeccanici, due centraline di controllo, una per l'asse anteriore, l'altra per l'asse posteriore, e il nodo del pedale che comprende, come potete vedere, due sensori, uno di corsa del pedale e l'altro di forza, che sono situati nel simulatore di frenata. I due sensori prendono come segnale la posizione del pedale e inviano l'informazione alla centralina. Invece il simulatore di frenata ha il compito di dare al guidatore una sensazione di frenata come se si trovasse in un sistema idraulico tradizionale, e per fare questo è stato sviluppato un modello di tre elementi in parallelo, come potete vedere qui in alto a destra, composto da una molla, un elemento di attrito viscoso, un elemento di attrito coulombiano. Parlando della centralina, essa riceve i segnali dal simulatore di frenata e dai vari sensori, calcola la coppia da applicare sugli attuatori e invia il segnale appunto in tempo reale. Gli attuatori, come detto prima, possono essere divisi in elettroidraulici e elettromeccanici. La cosa che li accomuna è il meccanismo. Entrambi infatti hanno un motore elettrico che è comandato appunto dalla centralina, e il meccanismo comprende un riduttore epicicloidale seguito da una vite a recircolo di sfere. Gli attuatori elettroidraulici, con gli attuatori elettroidraulici non si potrà mai eliminare la totalità dei tubi e del liquido frenante, comunque questa cosa potrebbe essere utilizzata a favore del sistema elettroidraulico, in quanto se si presentassero dei guasti al sistema elettronico, il sistema idraulico fa da backup, mentre gli elettromeccanici devono essere necessariamente montati sulla pinza, e questi non hanno nessun tipo di backup, il che li rende più hanno bisogno di più affidabilità. Lo studio che ho fatto mi ha portato a trovare due tipi di attuatori elettromeccanici: uno classico con il cilindretto perpendicolare al disco, mentre l'altro di tipo a cuneo, che sfrutta anche la forza di attrito
come potete vedere qui in alto a destra. Infatti, a parità di input, il tipo a cuneo restituisce una forza di serraggio maggiore. Qui si possono vedere da questa tabella le differenze tra gli attuatori elettroidraulici e elettromeccanici. Infatti, con l'elettromeccanico si ha una riduzione di peso, un'installazione più semplice e ecocompatibilità dovuta al fatto dell'eliminazione del fluido frenante. E entrambi invece hanno una connettività con altri sistemi, e con altri sistemi mi riferisco a ABS e ad SPI, e l'eliminazione del servofreno. E i sistemi brake by wire, non avendo nessun collegamento meccanico tra il pedale e gli attuatori, li rende molto soggetti a guasti e dovuti al sistema elettronico. E per questo la norma ISO 262 corre in loro aiuto, in quanto propone analisi quantitativa con metodi che calcolano l'affidabilità, come il Reliability Block Diagrams, che è un modello schematico a blocchi, in cui ogni blocco descrive un sistema o un sottosistema del brake by wire, e ogni blocco può avere un tasso di guasto preciso, scusate. Mentre il fault tree analysis è un metodo di esaminazione top-down che sfrutta la logica booleana. Infatti, studiando un evento indesiderato, come potrebbe essere qui la totale perdita dei freni, con la disgiunzione possiamo, questa si può verificare quando fallisce il nodo delle ruote, oppure quando si guasta il nodo del pedale, o quando si guasta le centraline o la rete di comunicazione. Infatti qui ho riportato delle tabelle che, grazie all'analisi dell'affidabilità seguita con il modello di Reliability Block Diagram e con la Fault Tree Analysis, si evidenziano i tassi di guasto. E questi sono molto positivi, in quanto risultano minori di 10 alla meno 6, che è un valore che ci viene dato dalla norma ISO 26262. Infine, parlo dell'eliminazione degli errori, che è una tecnica utilizzata per testare l'affidabilità dei sistemi distribuiti, e in questo, grazie all'iniezione degli errori, si propone di traslare la fase dei test non più nella zona di rilascio e di fabbricazione, ma nella zona di design e di sviluppo e progettazione. E questo porta ad una riduzione dei tempi di individuazione degli errori, e la fault injection, quindi l'iniezione degli errori, può essere basata su hardware o basata su software. L'iniezione degli errori basata su hardware è a livello fisico, infatti si propongono cadute di tensioni o disturbi dell'alimentazione o radiazioni ioniche pesanti o interferenze elettromagnetiche, mentre quella basata sul software prevede l'implementazione di errori direttamente sulla centralina, in questo caso. Gli scopi della fault injection sono quelli di reagire tempestivamente ai problemi e di misurare precocemente l'affidabilità. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie Jacopo, grazie della sua presentazione. E, solito chiedo ai membri della commissione se hanno delle domande, forse Massimo. Sì, se torno un attimo indietro, per favore, alla slide 10, mi pare. Sì, sì. Esatto. Allora, qui vedo che ci sono una serie di... sono tassi di guasto, immagino, quelli, no? Per i vari sì. Componenti. Volevo capire da dove... qual è la fonte da cui sono stati presi questi tassi di guasto, perché uno dei problemi dell'analisi affidabilistica è quello di trovare fondamentalmente dei tassi di guasto affidabili, mi scusi il termine, ma insomma il concetto è quello, perché più che altro per i componenti
meccanici, ora sui meccatronici e elettronici ancora si riesce a trovare qualcosa, ma ecco, volevo capire da dove sono stati estrapolati questi tassi di guasto. E li ho presi da un articolo che viene anche citato qua in basso. Perché, ok, quindi sono comunque estratti da letteratura, ecco. Sì, sì. Ok, bene, grazie. Grazie Jacopo. Ci sono altri interventi, altre richieste? No, bene. Allora, anche lei Jacopo si può per il momento accomodare e chiamo l'ultimo candidato di questa sessione, che è Andrea Tanturli, che vedo già pronto con il microfono acceso e quindi... aspetti che le tolgo la cosa così lei può condividere. Eccomi. Benissimo, vediamo. Prego Andrea. Allora, buonasera a tutti e vi vorrei parlare dello studio dei benefici economico-ambientali derivanti dall'impiego di batterie utilizzate in vita secondaria come supporto a stazioni di telecomunicazione e radiobase. Introducendo quello che è l'argomento delle batterie riutilizzate, esse sono batterie che hanno visto il loro primo impiego in campo automobilistico, dopodiché a causa di un invecchiamento di circa 5-10 anni e al raggiungimento di uno state of health dell'80-90% si ritengono arrivate all'end of life per l'applicazione automobilistica. C'è da scegliere a questo punto se riciclarle, smaltirle oppure ricondizionarle. Nel caso si volessero ricondizionare, si dà vita a quelle che sono definite second life batteries, che vengono impiegate in contesti stazionari. L'obiettivo della tesi è stato quello di effettuare uno studio di fattibilità sia economica che ambientale riguardante l'impiego di queste batterie second life all'interno di una task di un progetto europeo denominato Obelix, finanziato da Horizon 2020, che si occupa della mobilità elettrica. Il caso studio affrontato è quello di una stazione di telecomunicazione radiobase che attraverso un energy management system riceve energia sia dalla rete elettrica che da un sistema di pannelli fotovoltaici e batterie second life. È stato scelto questo caso studio in quanto vi erano a disposizione nel gruppo di lavoro dei dati storici riguardanti i profili di consumo della stazione e il tutto è stato contestualizzato in un contesto residenziale urbano e a fattispecie quello fiorentino. Per determinare gli eventuali vantaggi sia a livello economico che ambientale è stato necessario caratterizzare completamente l'energia elettrica consumata dalla stazione radiobase. In letteratura si ritrovano spesso articoli che trattano un'analisi economica riguardanti questi aspetti, ma viene tralasciata o non affrontata allo stesso modo l'analisi ambientale. L'obiettivo del sviluppo della tesi è stato quello di effettuare uno studio omnicomprensivo che approfondisse appunto anche l'aspetto ambientale della questione. Per quanto riguarda l'aspetto economico, è stato estratto dal gestore del mercato energetico l'intero PUN Index per l'anno 2019, al quale è stata conferita poi una media pari alla media ricavata su Eurostat pagata da una classica utenza non abitativa nell'anno 2019. Successivamente è stato possibile aggiungere l'IVA e sommato a ricavarsi un profilo orario di costo dell'energia elettrica per l'intero anno 2019. Per quanto riguarda l'aspetto ambientale, quello che è stato fatto è il seguente iter. Ovvero sono stati estratti i dati relativi all'energy balance e al physical foreign flow per 24 differenti giorni, di modo da campionare sia un giorno festivo che un giorno feriale per ogni mese dell'anno del 2019, e così è stato possibile caratterizzare la provenienza dell'energia elettrica sia in termini di tipologia di fonte di produzione a livello nazionale che di paese di importazione. Assegnando poi dei coefficienti di emissività specifica sia per quanto riguarda la tipologia di produzione, nonché per quanto riguarda il mix del paese di importazione, è stato possibile, sempre in MATLAB, ricavarsi profili dell'emissione specifica dei 24 giorni campionati su base oraria. In figura se ne riportano alcuni semplicemente per sintetità. Sempre in MATLAB sono stati iterati questi profili e è stato generato un profilo di emissione specifica annua per l'intero anno oggetto dello studio. Data la differente natura che sussiste tra l'aspetto ambientale e l'aspetto economico, è stato deciso di valutare al contempo le due grandezze attraverso la determinazione di un profilo orario di costo aggregato. È stato definito come una combinazione lineare del costo specifico normalizzato e dell'emissione specifica normalizzata, dove i pesi della combinazione sono stati assunti alfa 1 e alfa 2 uguali tra di loro in modo da equiparare le due entità.
Per ottimizzare poi e massimizzare i benefici sia a livello economico che ambientale è stato optato per determinare una strategia di prelievo di consumo, quindi dalla rete elettrica della stazione radiobase, basandosi sulla previsione ad un giorno, ovvero l'operatore della stazione radiobase può per il giorno seguente stimare sia il consumo che la produzione fotovoltaica, nonché studiare e quindi determinare un profilo di costo aggregato. Dividendo dunque l'energia eventualmente richiesta sul giorno seguente per il limite fornibile in potenza al contatore, dato dal contratto, in questo caso 10 kW, è in grado di ricavarsi un numero di ore all'interno delle quali il contatore dovrà appunto erogare la massima potenza per far fronte all'energia richiesta. In figura si riporta un esempio di questa strategia di consumo e di prelievo, dove in blu vi è la discretizzazione oraria del profilo di costo aggregato normalizzato, mentre in arancione vi è il profilo di prelievo energetico dalla rete elettrica. Si vede che questa strategia consente di andare a prelevare l'energia soltanto dove vi sono i minimi della funzione di costo aggregato stimata. Questo ci consente appunto di andare a massimizzare sia i benefici economici che ambientali derivanti dall'impiego di queste batterie. Dunque, è stata poi effettuata una simulazione per ottenere i risultati voluti in ambiente MATLAB Simulink, e il modello utilizzato è stato quello appunto in figura, dove si vuole prestare attenzione al fatto che vi è un modello di batteria avanzato che tiene in conto sia dell'invecchiamento che dello state of health iniziale, pari all'80%, nonché vi è un consumo della stazione radiobase variabile che tiene conto quindi di aspetti aleatori all'interno della giornata. Quello che è stato fatto quindi è stato ritenuto opportuno e necessario andare a creare un modello di produzione fotovoltaica che anch'esso tenesse in conto di fenomeni aleatori, che in questo caso sono quelli meteorologici. Infatti è stato creato un sottosistema di tipo maschera in ambiente MATLAB Simulink, dove vi sono come parametri costanti e completamente settabili dall'utente la geolocalizzazione, nonché quindi il posizionamento in termini di angoli di azimuth e di tilt, la potenza di picco e il rendimento del sistema di conversione. Mentre tra i parametri ambientali non costanti figurano la temperatura, la velocità del vento e il coefficiente di illuminazione, ed essi sono stati assunti non costanti ma variabili, soggetti ulteriormente a del rumore, di modo tale da simulare ed emulare quelle che sono le condizioni meteorologiche variabili sia all'interno di una giornata che all'interno di un anno. Successivamente, ipotizzando come costi di primo impianto quelli riportati in figura e attraverso le simulazioni in ambiente MATLAB Simulink, tutte di durata un anno, è stato possibile giungere a quelli che sono stati i risultati sia a livello ambientale che economico. Si vede infatti che l'impiego delle batterie e del pannello fotovoltaico, nel caso in cui vi sia una stazione radiobase alimentata solo dalla rete elettrica, consente di risparmiare circa 3.800 euro all'anno e di posizionare un break-even point a circa 8 anni dal primo impianto. Nel caso in cui l'installazione preveda solamente l'impiego delle batterie a fronte di una configurazione dove la stazione di base è già supportata dal pannello fotovoltaico, si ha un guadagno annuo di circa 1.500 euro e il break-even point in questo caso si posiziona a 2 anni dal primo impianto. Per quanto riguarda l'aspetto ambientale, si vede già che l'installazione di pannelli fotovoltaici e batterie, in caso in cui vi sia una stazione di base solamente alimentata dalla rete elettrica, si risparmiano circa 3,8 tonnellate CO2 equivalenti in meno emesse in un anno, mentre per quanto riguarda la configurazione in cui vi sia già un pannello fotovoltaico inserito a supporto, l'installazione successiva delle batterie consente di andare a risparmiare 2,4 tonnellate CO2 equivalenti. A questo punto, facendo conto di tutte le ipotesi fatte durante il lavoro di tesi, è stato possibile riproporsi la domanda iniziale, quindi se fosse vantaggioso sia economicamente che ambientalmente utilizzare queste batterie Second Life, e la risposta risulta essere affermativa per tutti e due gli aspetti. Come sviluppi futuri si potrebbe pensare di verificare l'invecchiamento della batteria e del pannello fotovoltaico su più anni, nonché ovviamente effettuare delle simulazioni di durata maggiore di un anno, cosa che non è stata possibile per carenza hardware, e verificare quindi la sensibilità del modello alla variabilità dei parametri, nonché si potrebbe studiare l'applicabilità di queste batterie Second Life nel contesto del capacity market, argomento sempre più in voga ultimamente. Come ultima cosa si vuole far presente che vi è un articolo in fase di review su conferenza che fa fede per alcuni aspetti al lavoro svolto durante il lavoro di tesi. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Bene, grazie Andrea, il terzo Andrea della sessione, Andrea Tanturli.
Anche in questo caso apro la discussione e le domande di colleghi. Le faccio almeno una prima domanda io. Qual è, a suo avviso, se ha valutato questo aspetto, il livello, fino a che livello di invecchiamento ritiene siano utilizzabili le batterie per questi impieghi di tipo stazionario? Io penso che oltre il 50% non si possa scendere. Oltre uno state of health del 50% non si possa scendere. Mm. Però è una sua valutazione, cioè non ha fatto valutazione della tesi. All'interno del gruppo di lavoro mi sono consultato e insomma è emerso che oltre il 50% non ha senso scendere perché vi sono, cioè il rendimento diventa troppo basso. Certo, certo. Ok, ci sono altre domande da parte dei membri della commissione? Torniamo un attimo a... schermata completa. Bene, no, sembra non ci siano domande. Allora, termina per il momento questa fase, diciamo questa prima parte della seduta di laurea e termina naturalmente.